Buongiorno, Italia Whisky 7 Iquego Quebec. Era da parecchio che non ci sentivamo. Sono a Nagasaki in Giappone, sto facendo due passi nello zaino, sempre in compagnia del mio portatile Kenwood. Ho trovato una frequenza locale su Nagasaki dove c'è un ponte, speriamo di trovare qualcuno. Ora sto passeggiando, andiamo verso il centro della città e filmerò qualche cosa, documenterò qualcosa per voi e soprattutto cercherò di contattare qualche radioamatore giapponese. Ovviamente Kenwood, marca giapponese, siamo partiti da Trieste con questa missione, con questo radiotrasmettitore, e siamo tornati in Giappone, che è la patria dove tutte queste apparecchiature vengono costruite. È inutile dirvi che il Giappone è un paese che è secoli avanti a noi, sia come cultura, come ordine e come senso civico. Comunque, alle mie spalle sempre Costa Venezia, continuo la mia passeggiata e più tardi vediamo di contattare qualcuno via radio. Un paese tra passato e futuro, dove la tecnologia dilaga, però vanno ancora con i tram elettrici. Fantastico. Ok, perfetto, eccomi qua. Sono in un parco all'ombra perché fa molto caldo. Ho preso il mio amico il Kenwood, è acceso, come vedete è sintonizzato su un ponte locale che arriva molto forte. Il THD74 della Kenwood. Ora proviamo a fare chiamata e incrociamo le dita, speriamo che c'è qualcuno. India Whiskey 7 Echo Echo Quebec Mike Mike, this is India Whiskey 7 Echo Echo Quebec Mike Mike, anybody listening, over? Eccomi di nuovo nella mia tenuta Kenwood, sono di nuovo a Nagasaki in Giappone. Mi sono preparato, c'è un amico radioamatore giapponese, Yas Yankee Alpha 6 Uniform Bravo Yankee, che mi aspetta fuori, mi ha invitato a pranzo, sarà occasione per conoscerlo, è un radioamatore che ho beccato in frequenza sul ponte locale di Nagasaki. Quindi vediamo, ho fame, chissà dove mi porterà, a mangiare qualcosa di buono, spero, sicuramente. Ci vediamo dopo, ciao ciao! Sono qui con l'amico Yas che vedete alle spalle, sta contrattando probabilmente con qualche tassista, non lo so, per portarmi a mangiare da qualche parte. Lui mi ha lasciato come buon giapponese i bigliettini da visita e è attrezzato con un'apparecchiatura ICOM che poi vi farò vedere. Allora, un saluto da Luca Italia Whisky 7 Eco Eco Quebec in compagnia dell'amico Juliet Alpha 6 UB, Yas, che mi ha appena offerto il pranzo. Persona affettuosissima e carinissima, spero di incontrarla di nuovo la prossima volta. Yeah, thank you very much for your invitation. Lui è equipaggiato, show the radio, equipaggiato con apparecchiatura ICOM, mentre io ovviamente vado con apparecchiatura Kenwood. Il messaggio che voglio lanciare è che anche se io non parlo giapponese e anche se il suo inglese è stentato, la radio unisce i popoli e questo è il messaggio di cui mi sono fatto portavoce. Spero di rincontrarlo presto e spero di aver mandato anche un bel messaggio a tutti voi. Grazie, ciao!